Iniziamo la nostra preghiera mettendo al centro l'icona della Madonna del Silenzio e accendete la prima candela del tempo di Avvento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». E volgendosi ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono». Parola del Signore. La gioia di Gesù è motivata dai criteri che Dio ha scelto nella manifestazione dei suoi misteri. Li ha nascosti ai sapienti e agli intelligenti e li ha rivelati ai piccoli. Cristo e il suo messaggio non sono stati accettati da persone colte o istruite, ma sono stati capiti ed accolti dalle persone semplici, povere e umili. Il suo messaggio di amore è attuale per ciascuno di noi, per le persone che ci sono care, per la nostra famiglia, per i nostri amici, e la rivelazione della paternità di Dio nei nostri confronti è salvezza per noi. Ci dice Giovanni: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo». Recitiamo insieme il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Diciamo insieme: credo in te Gesù, fratello nostro. Mi fido di te Gesù, che ti fai vicino a ciascuno di noi, che prendi su di te ogni istante della nostra vita. Insieme: credo in te Gesù, fratello nostro. Io credo in te Gesù, che mi ricopri in ogni momento della mia vita di bene. Insieme: crediamo in te Gesù, fratello nostro.
È chiaro, Signore Gesù, in te noi vediamo il volto meraviglioso di Dio che si china sui viventi e mormora: voi siete i miei figli, non abbiate paura. Io resto sempre con voi, sempre. Guidati dallo Spirito di Gesù, eleviamo al Padre la preghiera che ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore auguro a tutti una buona notte.